Allora, la notizia, caro Rixi, che no, la piace alla Pinotti e a Grillo, sono già due. Due genovesi, peraltro. Manca due il terzo, però, perché è un triangolo. C'è Conte, Conte è no, molto modesto. C'è Renzi, a cui la manovra... Renzi non piace, non ha detto piace che vuole cambiare molto, passo. Non sì. piace molto la manovra, quindi diciamo che si è passati dal governo giallo-verde, che era una coppia, a un governo... fucsia, giallo, che invece è scusi, un triangolo. Ma è vero che i due Matteo si parlano, che fanno degli accordi? Noi parliamo con tutti, non è che facciamo accordi, noi parliamo con chi ci vuole, con chi ci cerca e ci vuol parlare, noi parliamo. Parliamo da Leu al PD. Ma voi siete in fase ecumenica adesso, parlate con no, tutti, credo, credo che in questo momento ci sono alcune questioni che dobbiamo affrontare. C'è la situazione su Ilva che sta diventando sempre più esplosiva, l'Italia che oggi abbiamo incontrato i sindacati, ieri abbiamo incontrato il governo, oggi pomeriggio incontreremo Patuanelli, il 7 di gennaio finalmente incontreremo il nuovo commissario. Siete pronti a dare una mano? Diciamo che siamo intanto pronti a capire se il governo è in grado di decidere, perché ad oggi non ha preso nessuna decisione su nulla, quindi sta semplicemente portando avanti o con prestiti ponti o comunque con gestioni straordinarie situazioni di crisi conclamata, accogliendo le altre crisi, quindi non è stata risolta una crisi industriale in 100 giorni e in 100 giorni non è stata sbloccata un'opera pubblica, perché il tema su cui era nato questo governo era sbloccheremo le opere, togliamo Toninelli, ci mettiamo la De Micheli, partono le opere. La De Micheli arriva a Genova l'altro giorno e dice sulla Gronda dobbiamo ancora fare l'analisi costi-benefici. Mi sembra un film.